Agrigento e il Movimento Mani Libere ha comunicato al Comune la volontà di procedere ad un'azione di protagonismo civico, pulendo e imbiancando le mura nella villetta nei pressi dello stadio Esseneto e potando gli alberi della zona. Dopo un intervento sospensivo da parte della Polizia Municipale e uno scambio epistolare tra mail, PEC o non PEC, tra Comune di Agrigento e Movimento Mani Libere, l'azione di protagonismo civico è stata sospesa perché il Comune ha informato il Movimento che tale opera di manutenzione è stata già preventivata e intrapresa dal Comune e che al più presto sarà conclusa. Il Movimento Mani Libere, pertanto, è in attesa. Ascoltiamo in proposito il coordinatore del Movimento Mani Libere, Giuseppe Di Rosa. Ebbene, faccio un riassunto in un minuto e mezzo. Il 18 maggio la nostra associazione decide di svolgere un'attività per il 1° giugno di movimento civico, protagonisti civici di una pulizia di uno spiazzo. Abbiamo deciso di iniziare dal campo sportivo, ma ci trasferiremo con queste iniziative altrove. Hanno aderito alla nostra iniziativa un'altra associazione che si chiama La Trinaca, che sono dei giovani agrigentini. Il 1° giugno volevamo effettuare dei lavori. I lavori li avevamo elencati per bene, abbiamo mandato la PEC, questa è la ricevuta, il 18 maggio 2019 alle ore 10:19. Il 18 maggio alle ore 10:19:18 è stata ricevuta, consegnata e ricevuta dalla PEC, eccolo, leggete, servizio protocollo PEC comune di Agrigento.it. Questa è la ricevuta. Non abbiamo ricevuto nulla, abbiamo organizzato minuziosamente, c'erano presenti le Giubbe d'Italia che ringrazio, c'erano i vari sponsor che ci hanno favorito il materiale o qualcuno ha pure pagato delle operazioni. C'era un gestello, abbiamo offerto la colazione, il caffè a tutti i partecipanti, c'erano circa 50 persone. Abbiamo iniziato circa le 9, arriva una squadra dei vigili urbani della polizia locale, ci blocca e dice: dovete sospendere tutto, dobbiamo prendere addirittura i nomi di tutti i partecipanti, dobbiamo identificare l'organizzatore, hanno identificato me, ho dovuto dare il mio documento, mi hanno identificato, poi il documento non era necessario perché c'era la conoscenza personale, erano presenti la squadra della polizia locale e hanno identificato me. Subito dopo è arrivato il messaggio del mio avvocato, l'avvocato Pennica, che mi ha invitato a continuare e che non potevano assolutamente vietare di pulire. Purtroppo era andato via già l'imbianchino, era già andato via il cestello, abbiamo ripreso l'attività di pulizia. Abbiamo sistemato le palme, abbiamo ripulito l'area, abbiamo imbiancato con materiali idonei a piscine la vasca, la completeremo nella giornata di domani perché ci è mancato un po' di colore e lo faremo domani. Abbiamo portato a conclusione quello che abbiamo potuto, abbiamo potato le 3 aiuole che insistono nella parte di Pizza Stadio. Il problema è un altro, ci viene recapitata in data odierna, perché l'abbiamo scaricata solo ora, una mail normalissima, un'email, anziché mandarmela con la mia PEC, l'hanno mandata a una mail normale. Il Comune di Agrigento solo in data 31 maggio alle ore 13:35, dopo che noi avevamo organizzato tutto e abbiamo speso circa 1.500 euro per quella manifestazione, ci notifica cosa? Il bello è leggere la lettera la leggo: giornata di volontariato per la pulizia e la sistemazione del verde pubblico della villetta adiacente allo stadio Esseneto, protocollo 41649 del 31 maggio 2019, inviata alla mail del movimento e non alla PEC per come avevo chiesto io, e dicono: si riscontra, avendo per oggetto quello che da effettuare, si informa che i suddetti lavori erano già stati programmati da tempo e gli stessi sono iniziati a metà maggio e verranno completati al più presto. Pertanto si ringrazia per la disponibilità, ma per come sopra riportato il vostro intervento non è necessario. Noi aspetteremo, gli alberi vanno potati, l'agronomo che avevamo in sede sul posto, un agronomo nostro referente, ha sancito che gli alberi vanno immediatamente potati perché portano un documento alla città. Sindaco, aspettiamo voi e saremo serenamente ad aspettarvi finché voi lo ritenete opportuno.